Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog questa volta. Dunque, mi devo preparare, mi ho lavato le mani, tutto quanto, le mani belle pulite. E mi devo lavare i denti, ma mi devo anche lavare la faccia, quindi andiamo prima a lavarmi i denti all'istante, se mi riesce. E nulla, e poi mi lavo la faccia. Allora, ora mi lavo la faccia, ho lavato i denti già, un pezzo l'avete visto in diretta, adesso vado con questo, un pezzo, una clip dove mi lavo i denti. Ora uso questo per lavarmi la faccia, non sono di forza ma un po' sì, quindi devo fare presto perché mi devo preparare. Ora vado di cremina, questa qua è la solita che utilizzo. Eccomi qua, messa bene tutta la crema. Allora, ho messo un po' di bronzo, che sarebbe questo qui, la matita per le sopracciglia, correttore Nada, tanto lo mio. Un po' di bronzer e poi eccomi qua, sono vestita così oggi, vedete, ecco qua, questi sono i miei stivaletti e signor così fatta la cavolo, la rinfusa e niente, sono pronta per uscire. Eccomi qui ragazzi, è tornata a casa, messa le pantofole ovviamente e nulla, che dire, ho fatto la spesa, ho fatto tutta la spesa che c'era da fare, ho preso schiuma della Vital Mantovani, oltre a Mantovani ho preso anche come dire, ho preso non ricordo cos'era, un ammorbidente e tante altre cose sempre per la casa, non ho preso molto, una varichina, null'altro. E poi sono andata al Despo, ho fatto la spesa, non vi ho fatto video dopo la spesa perché tanto esce troppo lungo se no sto video. E poi nulla, ho messo tutto a posto qua dentro, qui vedete, non so se si vede qua sopra, cioè qua sotto qui, e basta. Il resto mi sa che dopo di questo video vedrete un altro video dove vi faccio video delle pulizie ovviamente, sperando di riuscire a farvelo perché è l'ennesima volta che provo a registrare e non riesco, non per le interruzioni, più che altro perché mi si scarica il telefono o anche perché ho poca memoria del telefono, non importa. Resetto tutto al telefono oppure direttamente cerco di cancellare alcuni video e foto, vediamo come posso meglio fare, perché sono 128 GB, sì, a voglia foto, ma dipende quante foto fai, se non le scarichi sul computer, il telefono, cioè, proprio diventa già vecchio di suo, quindi nulla. Vabbè, queste cose non ci interessano, solo vogliamo anche meglio. Come è andata la mia giornata? È andata piuttosto bene, io mi sto impegnando al massimo per fare questo canale un canale più interessante possibile, il che non è così, però nel mio piccolo ci sto provando. Allora, nell'intento che tanto lo so che le visual stanno sempre più scemando, ma me ne importa poco, però da qui in avanti mi voglio impegnare di più ragazzi, perché sinceramente non posso stare con un canale che non mi, o mi guardano un po' che ho solo 4 gatti. Voglio guardare più canali possibile, non per la monetizzazione, perché la sappiamo tutti, diciamocela in grande, diciamocela tutta, tutti vogliamo monetizzare su YouTube, però se non ci impegniamo, se non ci facciamo un grande così, non riusciremo mai a fare quello che vogliamo noi, cioè a fare un canale più bello. Davvero, i nostri video, sa, per me, almeno i miei video non li vedo così belli, però nel mio piccolo un po', tra virgolette, mi piacciono questi video che sto facendo, così è buona, la bella e meglio. E niente, quindi che dire, adesso nel frattempo prendo anche il pasto del selfie, se lo trovo, devo che parte, perché mi sta facendo male, e, come dire, attendete un attimo.
Allora, dicevo, mi stava facendo male il braccio, quindi ho preso il braccio più elettronico possibile, come il bastone del selfie, come qui. Allora, vi dicevo, sto cercando di fare più video possibile che vi possano più che altro, non dico interessare, ma intrattenere, perché è questo il mio scopo, intrattenervi. Non è che voglio, che ne so, farvi annoiarvi e tutte queste robe qua, però almeno tenete un po' di compagnia, già che sono YouTuber strampalata a tutti gli effetti. Perché non fare video più strampalati del solito? Vabbè, niente. Adesso io aggiungo il termine di questo video con facendo le pulizie. Però questo pezzo lo lascio così com'è, non lo taglio, e nel frattempo faccio vedere le cose che ho comprato. Quindi, allora, dunque, ho comprato questo Mantovani, non vi faccio vedere il cibo perché tanto è sempre la stessa cosa. Ho preso questo qui, questo della Fructis Garnier, antiforfora, questo qui, tè verde, piroctone, vabbè, olamina, sì, olamina, ho letto bene. Poi, cos'altro è? Shampoo, definizione, di frutta, olio di pistacchio, e poi vabbè, questi Mantovani, uno è questo qua, l'altro è l'aloe vera, e questo qua extra nutriente, questo qui mandorle dolci e vaniglia, se non ho letto male io, però vabbè. Questo qua all'avocado, uno l'ho preso all'avocado, questo qui molto l'extra idratazione, acqua di aloe e avocado. Ok, e l'altro è, eccolo qui, questo è gardenia. Ok ragazze, poi l'altro, questo è per capelli secchi, shampoo nutriente, sempre all'estratto di canna e zucchero, sì, per capelli secchi e danneggiati. Ok. Poi l'altro cos'è? Antiforfora. Shampoo antiforfora. Ok, perfetto ragazzi, è tutto a posto. Io vi lascio ai saluti. Dunque, ragazzuole mie, allora ho fatto vedere cosa ho comprato. Non ho comprato molto, a parte le mie cosucce. Ho avuto anche un campioncino che sarebbe questo della Aqualila, sarebbe questo qui. Questo è Aqualina, non so, zuccheroso. Non so neanche cosa sia. Ah, campioncino vietato alla vendita. Sembra più un bagno doccia, sì. È un bagno doccia. Che potrei metterlo quando faccio usarlo, cioè non metterlo, devo mettere senz'altro. Usarlo come bagno doccia alla sera. Vabbè, poi lo leggo meglio e vi faccio sapere su Instagram se mi seguite, ovviamente. Perché sono un po' più attiva lì, non sempre, ma ogni tanto ci provo. E nulla. Quindi questo dovrebbe essere un bagno doccia. Latte corpo, sì. Questo è un body latte con body milk. Quindi è un latte corpo. Che adesso vedrò se lo trovo, se lo sento tipo bagno doccia, lo uso come bagno doccia, altrimenti se no, penso sia proprio una crema a corpo, sì, crema a corpo lo utilizzo allora, ok. Se però mi sa di bagno doccia, lo risciacquo, cioè, lo userò per i piedi, casomai voi direte cosa per i piedi? Non guasta nessuno, ognuno usa i propri prodotti che crede e per come crede, ovviamente. Poi se a voi vi dà fastidio come lo dico io, pazienza. Comunque questi sono i prodottini che mi sono stati omaggiati, e li metto insieme a questa palettina. Tanto male non fa, ops. E niente ragazzi, questo era tutto. Che dire, vi ho messo in stand by per un secondo, nel senso che non avevo ancora... Che idee di video fare, se
sto cercando di fare altri video che piacciono a voi e basta così. Appunto, tra poco da fare i video di polizia, quindi devo spiegarmi perché non vorrei che fosse troppo tardi. Quindi, che ore sono adesso nel frattempo che guardo? Sono le 14:37. Sì? Sono le 14:37? Sì, sono le 14:37. Quindi le 2:30 passate, quasi passate. Quindi mi devo anche sbrigare a fare questo video pulizie. Più tardi farò un video di trucco e così via. Ah, se non mi vedete più comprare roba di trucco è perché ne ho già abbastanza, mi sto tartassando fino all'osso del collo di trucchi, di cosmetici. Quindi ho deciso di fare un recap di tutto ciò che ho, ovvero una vista e svista di tutto ciò che ho e di far girare per tutto YouTube, dal mio canale YouTube, quello che ho già, che possiedo già. Non c'è bisogno di esagerare a comprare trucchi che già ho in casa, se ne posso fare a meno di truccarmi con i trucchi che non mi interessa truccarmi. Cioè, compro la palette, se poi non la uso, che senso ha comprarla se poi non la devo usare? Quindi usiamo quello che abbiamo, ragazze, non facciamo sprechi, che è meglio. Poi, se ognuno vuole comprare una palette perché ha soldi, se la può permettere, a parte la passione che ha, ben venga, però a me non mi interessa di comprare palette. Poi, se uno vuole spendere come si può dire, se uno vuole spendere per il proprio canale e fare più hype, va bene, non so come si usa dire su YouTube, più hype, più humors, più tutto quello che si vuol dire, sì, fatelo, però boh, io preferisco fare le mie hype, i miei humors con le palette che ho già in casa, che possiedo già in casa, tipo una a forma di UFO che ce l'ho di fronte a me e altre palette che ancora non ho avuto modo di utilizzare più sul mio canale, le ho utilizzate in passato. Adesso ho rivoglia di tornare su in piazza, sulla pista, in pista, a riutilizzare le palette che già possiedo. C'è cioè Zoeva, Makeup Revolution, poi che altro? Sì, Opulence di Zoeva, con le prese su Sephora, Makeup Revolution e tante altre ancora, che adesso qua non sto a dire perché sennò mi dilungo troppo. E poi niente ragazzi, il resto sarà tutta skincare, cura del corpo e tanti altri prodotti che voglio utilizzare. Se vedete che sono video diversi da qui in avanti è perché non voglio stare sempre con le stesse tematiche, quindi andrò a lungo andare a fare altri tipi di video, ok? E niente. Bene ragazze, scusate se continuo a dire sempre niente, contate le volte che lo dico sempre. Niente, cosa stavo dicendo? Ah sì, ieri sera come mi sono lavato i piedi e tutto quanto ho utilizzato questa qua che non è altro che per il, non so, non mi ricordo cosa sia, ma la sto utilizzando per i piedi, perché raga, questo non mi fido in testa, non so dove. C'è scritto body lotion, superfood o qualcosa di simile, ma io non mi fido a utilizzarla chissà dove, quindi la utilizzo per i piedi e chi se ne frega, come una specie di crema peli, basta, tutto lì. E niente, quindi adesso io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e noi ci vediamo dopo questo video per augurarvi tante buone cose a voi e buone feste. Ciao, a dopo. Sarà un mini vlogmas di tutti i giorni che verranno. Vediamo. Allora, primo vlogmas sarà no, domani o dopodomani, non lo so, vediamo. Perché vlogmas so che si fanno durante le feste? Sì, può essere. Non ho idea. Comunque, ciao. Ci si vede, dai.